con questa musica sono Barbara De Nigris. Ciao Antonella. Cara Barbara, non vorrei parlare del tuo Trentino, ma speriamo che si sistemi tutto prima di Natale. Speriamo che sistemi tutto. Senti Barbara, che cosa ci cucini oggi? Un po' oggi della tua terra? Facciamo un piatto unico, il piatto del contadino. Per Evelina il piatto unico. Vabbè, oggi Evelina, ecco. Vediamo la sorpresa. Allora, facciamo l'elenco degli ingredienti. Dai. Andiamo, è un piatto a base di verza, salsiccia, ci serve del vino bianco per sfumare la salsiccia, del brodo per cucinare, bacche di ginepro e alloro. Le costine di maiale, che abbiamo già visto la cottura e adesso andiamo a rinfrescarla un po', le patate, del guanciale, un pezzettino di burro, rosmarino e soffritto. Non è che ogni volta quando c'è un pezzettino di burro devi guardare le verità. Tanto ormai. È un pezzettino di burro, è un pezzettino di burro, che sarà mai. Che sarà mai. Allora, possiamo incominciare? Certo. Perché ci sono dei vari passaggi, quindi il bello di questa ricetta è che viene fatta tutta nello stesso tegame. Ha delle componenti diverse, che però vanno comunque a delle cotture diverse anche, però il segreto è quello che tutti i sapori rimangono nello stesso tegame e tutti gli ingredienti hanno invece la loro cottura separata. Andiamo con le costine di maiale. Olio. Selvaggia, tu cucini? Io? No, io guardo Lorenzo cucinare. Ah, ecco, questa perché è un'attività molto impegnativa. Senti, io appunto, tornando a Crepacuore, che a me è veramente piaciuto tanto perché io credo che ogni donna abbia avuto appunto un rapporto un po' tossico, un po' di dipendenza, eccetera. Quando è che, anche perché, vedete, e lo dico, succede anche a donne forti, non è che uno si deve sentire debole perché pensa, dice, magari io sono comunque una che non ce la fa, eccetera. Ma anzi, anche a donne che insospettabili, no? Come certo, te, che uno ti certo vede sempre, anzi una di con grande personalità, eppure no, l'avevi anche qualche anno fa questa personalità quando hai conosciuto quest'uomo. Com'è che si cade nella rete e anche com'è che si... i segnali per uscirne, no? Perché magari possiamo aiutare qualche donna che in questo momento ci sta guardando. Allora, come si cade? Io direi che si è predisposti. Io dico sempre che siamo portatori sani, noi che cadiamo nelle dipendenze affettive. Evidentemente abbiamo una parte che insomma, che appartiene alla sfera emotiva, che è molto fragile, che non vuol dire che poi noi non siamo forti sul lavoro, nella professione, in tanti altri contesti. Però la parte emotiva è quella più debole. E quando si incontra un, diciamo così, manipolatore, una persona molto brava a, diciamo, modellarti come vuole, purtroppo quella parte esce fuori nel suo aspetto più negativo, più pericoloso. E come se ne esce? Guarda Antonella, in realtà ci vuole del tempo, ci vuole tanta consapevolezza di sé, bisogna recuperare tantissima autostima e io dico farsi aiutare, perché io sono stata presuntuosa, ho pensato di farcela da sola, ce l'ho fatta in parecchio tempo, però magari se fossi andata da qualcuno, uno psicologo, qualcuno che mi avesse accolta, capita, ascoltata, ci avrei impiegato forse un anno anziché quattro per uscirne e sarebbe stato, insomma, un recupero di tempo prezioso. Ed è io... Intanto guarda, continuiamo, facciamo un'altra parte di ricetta così tanto tu puoi andare avanti. Tu hai messo... Allora io ho messo l'olio che abbiamo in ricetta, quindi un buon bicchiere di olio abbondante, la metà del vino che poi andiamo ad usare per l'altra parte e lo andiamo ad infornare ad una cottura lenta, 170 gradi per un'ora e mezza. Così nel frattempo ci occupiamo della verza. Perfetto, perfetto. Tra l'altro quasi tutte le personalità, diciamo, che ci condizionano sono in genere dei grandi narcisi, no? Certo. Molto pieni di sé, che all'inizio sembra che ti circondino di un amore assoluto, per cui tu cadi nella rete, sì, e poi invece scopri che... Queste storie iniziano sempre come proprio un idillio. Sono persone che si dice love bombing, no? Che ti ricoprono di attenzioni, di amore, di gentilezza. Amore è un termine che non dovremmo usare. Diciamo amore apparente, gentilezza. E tu poi vivi costantemente nel ricordo di quei primi giorni e pensi che torneranno, anche se in realtà svaniscono molto presto. E quindi c'è questa nostalgia dell'inizio, tu pensi sempre che la recupererai e invece poi in realtà si sprofonda sempre di più in sempre una dimensione tossica. È vero, è vero. Tanto, vedi, noi è bello, no? Perché siamo in una casa, in una cucina, quindi parliamo di argomenti importanti, intanto cuciniamo, no? Un po' come si fa a casa. Io immagino che i nostri telespettatori
sentano, no? Quello che, tra l'altro è una cosa che noi parliamo di donne, ma succede anche agli uomini, perché certo, sì, nei certo. rapporti anche tra uomini, cioè ognuno. In qualunque tipo di rapporto esiste sì, sì. Questa, questo meccanismo particolare. Mi hanno scritto tanti uomini anche, sì, sì. Esatto, sì. è così. Allora, guarda, allora, intanto noi mettiamo... Fatto, come detto prima, nella stessa padella... Andiamo tutto nella stessa padella. Tutti gli stessi sapori. Il guanciale quindi ha rilasciato il suo profumo. Nello stesso burro, quindi insaporito dal guanciale, andiamo a mettere il soffritto. Lo facciamo dorare bene. Adesso noi sappiamo che poi i passaggi sono un po' più veloci per noi, ma poi facciamo vedere il... E poi il le salsicce. Metodo. Poi le salsicce, che andiamo anche loro a rosolare bene. Lorenzo, tu quando hai letto questo libro, cosa hai pensato? Allora, io il libro non l'ho ancora finito, ho ascoltato però il podcast, sì. molto bene da dove è tratto, era una storia che io sentivo però da più tempo, ecco, degli ascoltatori e dei lettori. Certo. Ma non mi ha fatto impressione che sia capitato a lei, o proprio a lei, come dice, perché ho capito le premesse da cui parte, cioè non c'entra nulla con anche la forza, l'energia, la determinazione con, cioè, che io conosco, che sono... E che subisce, diciamo. Ogni tanto sì, ma è bello, no? In un rapporto d'amore ogni tanto si subisce, no? Ogni tanto no. Però non sapevo fino a che punto. Cioè, lo sapevo, ma... Ma non ti è venuto voglia, ad esempio a me questo qui, non mi è venuto voglia di, quando io ho letto, di dargli due sberle, cioè di dire, ma guarda, sta lì a pulire, cioè era un maniaco della pulizia, delle cose. Questa settimana ho già dato, no? Diciamo che però io sono un po' dalla parte opposta. Non so come dirti, per me, tra virgolette, militare dall'altra parte è già una sorta di, non ti dico vendetta, ma di bilanciamento. Bilanciamento. Però bisogna dire, Antonella, che io nel libro dico proprio che è inutile cercare il colpevole in lui. E se no? Tutte e due se noi, se noi ci preserviamo, ragione. Ci proteggiamo, capiamo quali sono i nostri punti di fragilità, quelle persone lì non riescono a manipolarci. Quindi alla fine ha senso più spostare lo sguardo su di noi che fare l'identikit del narcisista. Esatto, e infatti quando tu dici colpevole. La psicologa, che poi tu non hai ascoltato perché in quei momenti non si ascolta nessuno, sposti lo sguardo, sì. È esattamente quello. Quindi insomma non è una vendetta questo assolutamente libro. Anche no, perché credo che questa persona non è che poi ti abbia chiamato e detto sono io, lui penserà che non lo è. Quindi, probabilmente sai, un narcisista vero non pensa mai che quando... esattamente sì, quindi si pensa che colpa. Stai parlando di chissà di chissà chi, capito? Quindi non stupitevi se poi nessuno si riconosce nella storia che voi raccontate, perché assolutamente un clan dice chi io no, ma io non ho mai fatto queste cose, non l'ho nemmeno mai, ma infatti mai... manipolato ha buone possibilità di guarire o comunque di curarsi. Il manipolatore purtroppo è una sorta di dannato. È vero. Perché non avrà mai questa consapevolezza di aver bisogno d'aiuto. Sarebbe ammettere una fragilità. Intanto che noi chiacchieriamo, vedi, le nostre salsicce sono state tirate fuori dall'abbiamo poi tirate sì, fuori, poi messo la verza. Metà dell'altro vino che avevamo usato prima, abbiamo messo la verza, adesso spieghiamo i passaggi così. Dai. Allora, ho fatto rosolare la salsiccia, l'ho sfumata col vino che avevamo lasciato da parte, rosolata la salsiccia un po' di più, asciugato il vino, l'abbiamo messa da parte, quindi queste sono le due cose messe da parte. Abbiamo messo la verza e a questo punto la facciamo appassire una decina di minuti. Passati questi 10 minuti, naturalmente diventa così. Così facciamo vedere da Vedete? Qui in poi. La verza diventa così. E andiamo a buttarci, per farle continuare a cuocere, l'intingolo che abbiamo preso, per quello che dico, i sapori rimangono tutti dentro. L'intingolo che abbiamo preso dalle costine di maiale che erano nel forno, che subiscono un'altra cottura, quindi 170 gradi, un'ora e mezza, tolta la carta, stagnola, 200 gradi 15 minuti e questo è il risultato finale. L'intingolo andiamo ad usarlo e questo qua lo useremo dopo. Ok. A questo punto andiamo a mettere metà del brodo. Brodo vegetale. Brodo vegetale. Andiamo a insaporire con il resto, quindi l'alloro, le bacche di ginepro, le patate tagliate a pezzettoni. Crude, sì, perché ha ancora una cottura di 20 minuti e poi ancora ulteriori 20 minuti. In questo caso
il guanciale che va cioè a insaporire. Raggiungiamo il guanciale sopra. E aggiungiamo tutti gli ingredienti. È un piatto unico, Evelina, eh? Non è che poi uno mangia qualcos'altro. Anche quello di prima era un piatto unico. Sì, però questo se tu poi vai in montagna, fai sport, così. Sì, qua c'è veramente tutto, eh. Ma tu come fai a mantenere la linea con Lorenzo? Quale linea? Tra l'altro è un piatto unico del mese proprio. Cioè, il mese. Deve passare tutto il mese. Con quello lì. È così. Tra l'altro domani sera tu avrai Ballando con le Stelle, no? Dove... Esatto. Quanti anni è che sei con Millia? Dovrebbe essere... programma di... Dovrebbe essere il sesto, praticamente. Il sesto anno. Sì, e ti diverti? Cioè, ti innervosisci ogni tanto un po'? È bello, ma questo è il tuo canale. Noi ci aspettiamo che tu sia... che tu sia forte, tu. Come dicevamo. No, che ti, no? Tu ecco. Sia tu, d'altronde ci piaci per questo, se fossi una mollona. Sì, insomma, sì, sì. Allora, mi diverto molto. Diciamo che in alcuni momenti vorrei che quel divertimento, anche quando c'è una critica, una piccola diatriba, si mantenesse nella sostanza. Ogni tanto, secondo me, cioè, cala un'atmosfera un po' cupa, un po' ma troppo. Ma perché ci si prende sul serio? Se invece capito. Si pensasse a un gioco, a un ballo, dove uno dice quello che pensa, a me, ad esempio, non fregherebbe niente vincere, vado lì per divertirmi. Ma cioè, perché Antonella, no? Arrivano tutti con lo spirito, beh, vabbè, non so ballare, sti cavoli, qualsiasi cosa. Dopo una settimana si sentono tutti Roberto Bolle. E quindi è vero. Io sono lì che dico, vabbè, non esageriamo. Sì. Non hai mai pensato di andare a ballare con Lorenzo? No. Sì, Lorenzo vorrebbe ballare, Lorenzo vorrebbe, perché Lorenzo sa fare tutto, lo cioè so, questo è il problema. Lo so, sa anche ballare, quindi, sa. E quindi lui dice di saper ballare, io che non so fare niente, a parte neanche naturalmente io. Scrivere e lamentarmi, mi tiro indietro, però secondo me prima o poi lo faremo. Io ci provo da anni comunque, ve lo dico tutti gli anni, sempre più o meno in concomitanza di Ballando, perché sei lì allora dici... Ma com'è che vi siete conosciuti voi due, scusami, così per capire? Lo vuoi raccontare tu, Lorenzo? Ci siamo conosciuti su Facebook. È un po' più lunga di così. Sì, certo, immagino. C'è tempo. Anche perché non è facile intrigare lei su Facebook, no, dove no, i social no, diciamo sono... Che allora, io... lui cantava. Lui aveva realizzato questo video musicale, era il protagonista di questo video, e io l'avevo visto, avevo adocchiato il cantante di questo video e avevo detto che era, avevo scritto che era molto carino, mi sarebbe piaciuto avere il suo numero di telefono. Naturalmente, non era vero, ovviamente. Era vero, no. Il suo numero di telefono mi arriva tramite Amici Comuni, ma io non posso fare la sfigata che chiama uno guai, e dice scusa. E quindi lo dimentico. Dopo un paio di mesi lui mi ricontatta su Facebook, io capisco che era il cantante di cui, insomma, di cui parlavo prima, e quindi insomma ci scriviamo. Dopo due giorni lui mi invita a cena, cioè in realtà dopo due minuti mi ha detto vengo sotto casa tua, e lì tu ho detto, avuto un attimo paura. Metto la giacca prima. E poi invece dopo due giorni siamo andati a cena fuori, insomma, io e pensavo... lì sulla cena non c'è trippa per gatti, perché lui avrà scelto il ristorante più giusto. No, ha scelto lei. Guarda, no, l'ho scelto io. L'ho scelto, siamo andati a mangiare il sushi, l'ho scelto io. Adesso non capita mai che tu scegli il ristorante. No, non ho più nessun potere decisionale da quel punto di vista, azzerato qualsiasi tipo di possibilità. Però è bello, di almeno di una cosa lei non si deve occupare, né fare la spesa, né cucinare, né scegliere il ristorante. Di sì. Poco. Quello vuol dire tanto. Vuol dire ho passato la vaporella l'altro giorno. Ha passato anche la vaporella. Guardate che comunque è un bellissimo piatto per chi va a sciare. Esatto. Piatto del contadino, Barbara De Nigris.